applauso a Roberto Cotta. Scusate, non lo faccio per fargli la barba, ma vorrei ringraziarlo non solo per la lealtà nei confronti della coalizione, non solo per la caparbietà, non solo per l'onestà che ha dimostrato in questi anni, ma anche per il coraggio che sta dimostrando a resistere a un vero e proprio golpe perpetrato nei confronti del centro-destra in questa legislatura. Roberto avrebbe potuto scegliere qualche mese fa, eletto deputato, di starsene a Roma. Ha scelto, nonostante qualche magistrato avesse già tentato di sbalzarlo, di rimanere a fare gli interessi del Piemonte. Questo gli fa onore ed è per questo che il Piemonte ha un solo presidente e può avere un solo presidente, Roberto Cotta. Volevo solo dire una cosa ringraziando Roberto per aver venuto accanto a lui. La prossima settimana manifesteremo tutti assieme per difendere la democrazia contro qualche leguleio dalla pettina rossa facile che pensa di poter sbalzare il risultato elettorale con un'interpretazione sbagliata del codice civile. Questo il popolo non lo permette. Guarda caso, in questa città, che non è la Mosca degli anni 70, ci sono dei pensionati cattivi, quelli che stanno a destra, e dei pensionati buoni, quelli che stanno a sinistra. I pensionati cattivi sono quelli da computare per farli perdere le elezioni, e i pensionati rossi buoni sono quelli da non considerare per cercare di far vincere le elezioni a qualcun altro, a qualcuno che per qualche mese si è improvvisato banchiere o andando a occupare una sede sontuosa qui vicino. Perché questa sono 33 indagati, come i 33 trentini che viaggiavano verso Trento. Uno solo è stato archiviato. Dite voi chi è? E questa è la prova del 9, che qui non si tratta di una sentenza, ma si tratta di un golpe. Viva Roberto Cotta! Secondo alcuni il potere a chi doveva averlo per virtù divina, allora era merce espresso, perché su questa città e sul Piemonte per loro non deve esserci nessun altro, devono decidere la loro lobby e il loro potere, non riuscendo per via elettorale, non riuscendo con la democrazia, con il voto. 4 anni dopo tentano una spallata con le regole che hanno stabilito. Roberto Cotta in questi 4 anni purtroppo ha dovuto
passaggio di un governo devastante che c'era stato in questa regione, che ha massacrato il nostro sistema pubblico e i nostri cittadini. Roberto Conte ha fatto il risanamento, la sua volta ha fatto il risanamento e si prepara davvero a dare una nuova speranza ai produttori. Loro non la vogliono, vogliono a tutti i costi ritornare al potere per ritornare su quelle anche malversazioni che nel passato ci sono state. Queste non siamo, tutto ciò non siamo disposti assolutamente a permetterglielo, e difendendo la democrazia e quella libertà che durante il corteo in molti di voi chiedevano e gridavano, noi andremo fino in fondo. Quindi un grazie a tutti voi, un grazie alla Lega e un grazie grande a Roberto Cotta, perché in questo momento bisogna davvero. Scrivono che abbiamo ridotto le spese in sanità, nei trasporti, non avessimo fatto questo il Piemonte oggi sarebbe fallito. E allora oggi chi appare la paladina della giustizia è la signora che ha affossato il Piemonte, che ha portato il Piemonte nella bancarotta. Siamo fatto carico in questi 4 anni di questo, continuiamo a farci carico con grande senso di responsabilità. Quando un padre di famiglia o quando un'azienda ha i conti a rosso, pensa prima ad arrivare alla fine del mese, a pagare gli stipendi, a tenere la famiglia sana. Questo abbiamo fatto con grandi sacrifici, a volte anche con centri popolari, consegnando oggi il Piemonte come un'impresa sana. Questo è stato il lavoro che Roberto Cotta e la Giunta e la maggioranza di centrodestra hanno fatto in questa regione. E che chi oggi canta vittoria sono gli stessi soggetti che vogliono candidarsi per rifare i danni che hanno fatto. Non glielo permetteremo, perché vinceremo il Consiglio di Stato, e se non vinceremo il Consiglio di Stato vinceremo le elezioni. Bravo! Ci dicono che non si sente molto bene, ci spiace, però se vi lamentate da là in fondo avete sentito. E allora, comunque, grazie a tutti, ma la nostra resta la voce più alta, quella della Lega. Andiamo a nord-est, il governatore del Veneto, Luca Zaia! Allora vi chiedo una corte, io ho poca voce, cambia microfono, però un paio di robe le voglio dire. Bravo. Intanto voglio dire ai piemontesi, voglio dire ai piemontesi e ai torinesi che ci hanno visto stasera che noi non abbiamo devastato la città. Bravo! La Lega fa queste manifestazioni, ha come prima regola è quella di rispettare la libertà di tutti i cittadini. Bravo Zaia! Voglio dire, dico quello che ho risposto prima ai giornalisti, mi ha detto: ma qual è il senso di essere qui stasera per il governatore del Veneto? È portarvi tutti i veneti. Siamo qui per portare la solidarietà a Roberto Cotta, siamo qui anche per chiedere democrazia, e questo è il segnale di una democrazia malata, è il segnale di una democrazia che vorrebbe far scegliere i tribunali i presidenti che hanno eletto i cittadini. Roberto Cotta
è stato eletto democraticamente, Roberto Cota viene da un'elezione popolare mai indiscussa, Roberto Cota è stato scelto dai piemontesi e mai un tribunale può permettersi di decidere che Roberto Cota non è il presidente del Io vi chiedo di essere vicini al vostro presidente, di continuare così. Ce ne saranno tante di battaglie da fare e noi dobbiamo continuare ad essere vicini a Roberto Cota, lo sosterremo fino in fondo e vi dico che comunque la prossima volta quando torno qui porterò i moduli per la raccolta delle firme per l'indipendenza. In Veneto noi abbiamo voluto sacrificarci, siamo già in consiglio regionale e siamo molto arrabbiati perché paghiamo 21 miliardi di tasse all'anno e ancora ci dicono che in giro per l'Italia un pasto in ospedale in Veneto costa 6,5 euro e in giro per l'Italia arriva a costare 60-80 euro. Ci dicono che se tutti vivessero in maniera virtuosa come le regioni del nord avremmo un risparmio di 30 miliardi di euro all'anno, potremmo dare risposte ai tanti disoccupati, ai ragazzi che cercano lavoro, potremmo investire nella ripresa dell'economia e invece dobbiamo ancora finanziare chi fa il fannullone, quindi l'indipendenza per noi è l'unica soluzione. Roberto Cota! Grazie innanzitutto a tutti per essere qui. Questa è una manifestazione che noi abbiamo organizzato in 24 ore. Io devo ringraziare Matteo Salvini perché ieri segretario federale perché è una persona molto determinata e un grande leghista. Allora, ieri con Matteo ci siamo sentiti e in meno di 24 ore abbiamo deciso di fare questa manifestazione. Bravo! Quindi grazie a lui. Bravo! Per, come dire, la determinazione, grazie a voi per essere qui. Vi porto innanzitutto i saluti di Roberto Maroni. Il grande Roberto Maroni, governatore della Regione Lombardia, che in questi giorni mi ha sempre sostenuto e mi ha detto di dire che lui è qui al 100% e che ieri mi ha anche, come dire, aiutato nel gestire questo momento, perché noi siamo una famiglia, una squadra molto compatta, sia all'interno della Lega sia all'interno di questa splendida coalizione, perché noi siamo una coalizione compatta che sta governando il Piemonte benissimo. Abbiamo affrontato dei problemi inimmaginabili, un debito di oltre 10 miliardi, una regione che rischiava da un giorno all'altro il default, rischiavamo di non poter pagare gli stipendi. Ci siamo messi a lavorare rimboccandoci le maniche e siamo riusciti a salvare il Piemonte e questo forse dà fastidio a qualcuno perché noi non frequentiamo i salotti, noi non abbiamo amici, non siamo nei banchieri, non siamo amici dei banchieri, noi non abbiamo amici ricconi come Arezzo Chiamparino, altro che sinistra. Bravo! Mi riferisco alla sinistra
ovviamente, perché la sinistra è diventata un'altra cosa, sappiamo cosa è diventata. Mi riferisco agli operai, mi riferisco a tutti quelli che comunque hanno un ideale. Qui questa è un'altra cosa, questo è l'apparire, fine a se stesso, solo l'apparire. Ecco, noi abbiamo affrontato tanti problemi e abbiamo dato tante risposte ai piemontesi. E allora quello che è successo ieri è proprio una vergogna, un golpe, un golpe! Io sono sempre, mi dicono che a volte sono troppo misurato nelle parole, sapete, sono moderato, ma è un golpe perfetto! E poi vi spiegherò il perché, che vogliono far apparire come un golpe perfetto, vogliono attuare anzi come un golpe perfetto. Allora ieri un tribunale dopo 4 anni ha detto che non sono valide le elezioni in Piemonte. I piemontesi hanno votato liberamente e validamente su una scheda che è stata decisa da un tribunale. Un tribunale ha deciso come era formata la scheda. I piemontesi hanno votato mettendo una croce in un riquadro per Cota e nell'altro riquadro per un'altra persona. Merda! Faccio veramente fatica a pronunciare il nome di chi si è portato in un modo così squallido, vigliacco, irresponsabile. Hanno votato liberamente. Dopo 4 anni un altro tribunale dice che quell'altro tribunale prima ha sbagliato, che ha scherzato. E noi cosa c'entriamo? Che cosa c'entrano i piemontesi che hanno dato il loro voto liberamente? Noi siamo qui per difendere il loro diritto, non contro qualcuno. E poi che cosa scopri? Scopri che anche questa irregolarità formale, perché è un'irregolarità formale, come se in un palazzo c'è una finestra e si rompe il vetro di una finestra, allora dicono che devi buttare giù il palazzo, dopo 4 anni. Ma se noi andiamo a guardare le irregolarità, ci sono irregolarità più gravi in un'altra lista, soltanto che questa lista non l'hanno considerata. Sapete il perché? Perché se tu voti da una parte sei di serie A, se tu voti dall'altra sei di serie B e la maggioranza... oggi vuole farci saltare. Questa è la verità, un golpe, una vergogna, e noi contro questa vergogna dobbiamo reagire, dobbiamo alzare la testa, non dobbiamo avere paura. Vogliono metterci nel ghetto perché non facciamo parte del loro gruppo, del loro sistema. Dobbiamo uscire fuori, dobbiamo avere il coraggio di dire che questa è una schifezza e che noi ci ribelliamo di fronte a questa schifezza. Bravo. Dicevo che vogliono fare il colpo perfetto. E perché? E guarda caso, no? Hanno già individuato la persona che secondo loro, secondo il loro gruppo, va bene. Va bene, risponde evidentemente a determinati requisiti. E no, non è che ci facciamo fare questo gioco stando zitti. No, no, noi reagiamo e i piemontesi reagiscono perché hanno capito benissimo il giochetto che ci sta dietro. L'hanno capito. Anche un bambino capisce quello che sta succedendo. Io oggi sono andato in giro e mi hanno dato tanta solidarietà, le persone comuni mi hanno dato tanta solidarietà. Mi hanno detto: ma com'è possibile questo? Com'è possibile?
radical chic cosa hanno detto? Eh no, i radical chic io non li frequento molto, ma sapete che ho questa pecca, no? C'era un giornalista che non mandato, che mi ha detto i suoi pregi e i suoi difetti. Ho detto, ma veramente qui non siamo per discutere i pregi e i difetti delle persone. Io penso, non lo so se è un pregio o un difetto, per qualcuno sicuramente è un difetto. Io non ho amici potenti, noi non abbiamo amici potenti, noi non frequentiamo certi ambienti, non abbiamo mai fatto pastette, non abbiamo mai fatto mafie e mafiette. Lontano da queste cose, ed è anche per questo che adesso cercano di colpirmi con questa cosa, con questa schifezza degli scontrini. Altro che scontrini, noi abbiamo ridotto i costi della politica, parliamo di questo, di quanto abbiamo fatto risparmiare i piemontesi delle riforme che abbiamo fatto, meno 30 milioni di euro in costo del Consiglio regionale. Ridotto, quasi annullato il finanziamento ai gruppi politici. Allora chi vuole fare la morale dovrebbe spiegarci perché non ha fatto altrettanto in quelle istituzioni. Abbiamo degli stipendi faraonici di magistrati, di manager pubblici, di direttori dei giornali che ricevono il finanziamento pubblico. Parliamo di etica, di morale, di riforme, parliamo di questo allora. A 360 gradi. E noi abbiamo insieme lavorato con grande affiatamento per risolvere i problemi del Piemonte. Vorrei dirvi soltanto questo, ve lo dicevo all'inizio, la sanità rappresenta l'82% del bilancio della regione, era completamente fuori controllo. Oggi è sotto controllo e i servizi sono migliorati, non lo diciamo noi ma lo dice addirittura Roma, che quando deve fare la graduatoria ha dovuto dire che i servizi in Piemonte sono migliorati. E addirittura abbiamo applicato i costi standard che abbiamo fortemente voluto e ci abbiamo guadagnato, vuol dire che siamo virtuosi. E poi le politiche sul lavoro, le politiche a sostegno delle imprese. Io questa sera mi sono commosso perché ho incontrato un ragazzo che mi ha detto, è qua, è lì, alza la mano, però i giornali non lo scrivono, e mi ha detto che ha ottenuto il lavoro grazie alle nostre misure, grazie al contratto di apprendistato, che ha lavorato dal nostro governo regionale, mentre Roma continua a tagliare le risorse, mentre Roma non fa niente per i nostri lavoratori, mentre Roma non fa niente per le nostre aziende, niente, assolutamente niente. Orgogliosi di quello che abbiamo fatto anche in quei settori dove la sinistra si riempie la bocca e poi non fa niente. Io continuo a sentir parlare di ricerca e di innovazione, però dove governano loro la ricerca e l'innovazione non la sostengono e continuano a tagliare i fondi alla ricerca, all'innovazione, alle scuole, alle università, alle borse di studio. E noi siamo la regione che investe di più in ricerca e in innovazione e abbiamo un sistema che investe l'1,8% del PIL. Si riempiono la bocca con la cultura, si riempiono la bocca dicendo che bisogna sostenere le università e poi tagliano i soldi alle borse di studio e cercano di dare la colpa a noi. C'è qui l'assessore Molinari, noi abbiamo confermato che sulle borse di studio nonostante i tempi che abbiamo trovato. Allora, stiamo parlando di questo, stiamo parlando di una cosa schifosa, vigliacca che vogliono farci, di un golpe. Allora non è possibile che questo possa essere fatto sulla pelle nostra e sulla pelle dei piemontesi. E noi faremo di tutto per fermare questo e per difendere i vostri diritti. Vedete, noi possiamo anche fare degli errori, perché chi ovviamente non fa non sbaglia. Però noi facciamo, chi non fa non sbaglia, ma noi
politica in maniera libera, in maniera indipendente, indipendenti dagli interessi e cercando avanti e cercando di portare avanti un progetto, perché poi non c'è solo il Piemonte, c'è anche il progetto della macro regione del nord, perché poi guardate che o noi riusciamo a liberarci da Roma o noi non andremo da nessuna parte, e quindi c'è anche un progetto forte dietro le tante cose buone che facciamo. Avanti con i nostri ideali! Non conta un cazzo, basta qualche amico degli amici che conta più della gente. Parlo due minuti senza urlare per riflettere. Un giornalista mi ha chiesto: siete qua a difendere il vostro presidente e i vostri consiglieri? No, non siamo qua a difendere, o meglio, non siamo qua solo a difendere una maggioranza, un presidente, degli assessori, dei consiglieri. Ieri sera quando sono andato a letto ero preoccupato, ma non ero preoccupato da segretario della Lega Nord, ero preoccupato perché questo paese è un paese pericoloso, è un paese dove neanche le elezioni, neanche il voto conta più nulla. È un paese che già è sotto commissariamento da Bruxelles e nessuno mi toglie l'idea che più alzeremo la testa per non essere più servi di un'Unione Sovietica Europea, delle banche, della finanza e di quella gente lì, e più ci attaccheranno. E quindi la preoccupazione, la cosa che mi ha fatto ben sperare è che ho sentito tanta gente, ho letto le mail di tanta gente, non leghisti, che ha votato Grillo, che ha votato il centrodestra, che non ha votato, che però dicono: ragazzi, qua c'è un problema, non c'è un problema in Piemonte, non c'è un problema per la Lega. Se dopo 4 anni in un ufficio qualcuno può fottersene del voto di milioni di persone, allora ragazzi vuol dire che c'è un grosso problema. Noi andiamo avanti come se nulla fosse, anzi lo anticipiamo, sabato 25 gennaio, quindi fra 15 giorni, ci riuniamo a Milano con tutti i governatori, gli assessori e i consiglieri delle regioni del nord, perché si parte più forte di prima, e ovviamente ci sarà Roberto Cota come governatore del Piemonte e ci saranno i consiglieri, gli assessori del Piemonte, piaccia o non piaccia a quel tribunale. Perché quando ci fanno incazzare, invece di deprimerci, noi iniziamo a correre più forte. Bravo Matteo! Siccome siamo stufi di subire, lunedì comincerà a partire qualche querela con richiesta danni milionaria. Non faccio nomi e cognomi, ma oggi c'è in edicola un giornale che si permette di mettere in prima pagina un titolo "Truffa della Lega", gli costerà qualche milione di euro. Però siccome tanto non penso
Non penso che per loro sia un problema, visto che il signor De Benedetti ha avuto da Berlusconi qualche centinaio di milioni. Se ce ne riprendiamo indietro qualcuno per fare dei manifesti e dei volantini per informare i piemontesi, penso che sia solo un'opera buona e giusta. Non solo loro, perché a essere buoni si fa la figura dei fessi. Come è capitato questa mattina quando abbiamo fatto dei presidi in tanti caselli autostradali, ma vi par normale che nelle regioni del sud ci siano 1200 chilometri di autostrade gratuite e per andare da Milano a Como tu devi pagare 8 euro? Questa è discriminazione, questo è razzismo. E a uno Stato razzista si risponde con le palle, iniziando ad esempio a chiudere i palazzi inutili come quello. Il palazzo del governo non ci serve, i prefetti non ci servono, si preparino a cercarsi un altro lavoro perché la gente verrà a firmare il nostro referendum. Non si chiudono i comuni, non si chiudono le province, ma si mandano a lavorare 200 prefetti e penso che sia un bene per tutti. Non c'è altro da dire, quindi ci tenevo a dirlo a nome di tutti, penso. Ci avvisino, a meno che a Torino, a meno che in Piemonte non ci possa essere sulla scheda elettorale solo il simbolo del Partito Democratico. Perché se deve essere così, però basta che ce lo dicano. Poi Torino e il Piemonte hanno avuto già le loro sfortune. C'è nata Livia Turco. È una regione già martoriata da tanti problemi. Togliamogliene qualcuno. Basta, no, se no stiamo qua due giorni. Se ricordiamo tutte le sfighe, chiudo, va bene sorridere, però ricordiamoci che è cominciata una battaglia e quando parti per la battaglia corri dei rischi. Io mi sono riletto in questi giorni quello che accade in India 85 anni fa, perché quando ti vuoi liberare da un'oppressione rischi di finire in galera, ma non di finire in galera come i nostri sindaci, guarda caso, che vengono arrestati e poi vengono liberati dopo 10 giorni senza neanche chiedergli scusa. Vi ricordate le tangenti che la Lega avrebbe preso per vendere gli elicotteri agli indiani? Vi ricordate i giorni e giorni di sputtanamento? Ebbene, l'altro ieri, nel silenzio generale, quello che ci avrebbe pagato le tangenti, interrogato, ha detto no, era una palla. Voi avete letto due righe sulla stampa, sul Corriere, sulla Repubblica? Avete letto due righe? No. Bene, allora la controinformazione ce la faremo da soli. Però dicevo, in India per liberarsi dall'occupazione sono finiti in galera. In India hanno fatto la marcia del sale per disubbidire alle leggi, alle tasse idiote dell'allora impero britannico e sono finite in galera decine di migliaia di persone. Ma poi hanno vinto. Se qua in questa piazza stasera non c'è solo gente incazzata, ma tornando a casa c'è gente determinata a mettere a disposizione dei nostri cittadini anche la sua libertà personale, se ciascuno di voi si sente impegnato e vincolato a mettersi in gioco per il bene dei nostri figli e dei nostri nipoti, quello che fanno ci scivola addosso e cominceranno ad avere paura davvero. Quindi se ci siamo, non ce n'è per nessuno. Quindi io dico a Roberto Cota, dico a chi lo sostiene, dico ai piemontesi, dico anche ai torinesi, che per un certo verso assomigliano anche ai milanesi, con la puzza sotto il naso. Chi vota sinistra è simpatico e intelligente, chi non vota sinistra
o è in malafede oppure poverino non ci arriva. Ebbene, noi lavoriamo anche per il bene di questa gente, noi lavoriamo anche per il bene. Io ho visto prima un tizio, sono orgoglioso di essere segretario della Lega perché abbiamo fatto una manifestazione serena, seppur incazzata. Se fosse accaduto a parti invertite ci sarebbe una città sfasciata, staremmo contando le macchine distrutte, e invece non c'è una carta per terra, però c'era un pirla dall'angolo in piazza che diceva con una vocina peraltro anche sgradevole: vergogna! E nessuno gli ha torto un capello, perché noi siamo gente per bene. A parti invertite in una manifestazione della sinistra o dei centri sociali, se un leghista si permettesse di fare altrettanto sarebbe già al pronto soccorso, ma io sono orgoglioso di non essere a livello di gente da centro sociale o di magistrati da centro sociale. Torniamo a casa, quindi non mi interessa chi candiderà la Lega o il centrodestra se si va a votare in primavera, perché non si va a votare in primavera, si va a votare fra un anno e mezzo, decideremo fra un anno e mezzo chi e perché si candida e per fare che cosa, con tutti gli alleati. Se siamo in Italia, se siamo in Corea del Nord, basta saperlo, però se qualcuno ha deciso che dobbiamo morire, moriamo in piedi, non moriamo seduti, non stiamo più a prendere schiaffi. Quindi se qualcuno qua presente in piazza ha voglia di resistere, di rialzare la testa e di prenderci quello che è nostro, alziamo la mano e non ci ferma più nessuno. Grazie, viva la Lega, viva il Piemonte, viva il Torino! Qua c'è una crisi di maggioranza sulla... No. Va bene, fa niente. Per dire che, ragazzi, teniamoci il sorriso, ma il prossimo leghista che toccheranno, non so se sarà a Torino, a Milano, a Bologna, a Genova, a Pordenone, a Trento o a Vicenza, 12 ore dopo, non solo noi, ma 1000, 2000, 10.000 persone, la prossima volta pacifiche ma non tanto, il prossimo leghista che verrà toccato, qualcuno cominci ad avere paura. Perché la